Ciao a tutti e bentrovati nella cucina di Bimbi Boss. Oggi vi propongo la vellutata di coste. È un buon modo per far mangiare le coste ai vostri bambini e soprattutto sono sicuro che anche voi grandi questa ricetta vi rapirà. Guardiamo subito gli ingredienti necessari per farla. Gli ingredienti necessari per questa ricetta sono 350 g di coste a pezzi, 200 g di patate pelate a pezzetti, una cipolla tagliata in quarti, un dado per brodo vegetale, 600 g di acqua, 50 g di latte, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, 50 g di parmigiano reggiano grattugiato, crostini di pane quanto basta. Si parte inserendo all'interno del boccale del Bimbi le coste, la cipolla tagliata in quarti, il dado vegetale, le patate tagliate a cubetti, 600 g d'acqua. Richiudiamo e impostiamo 20 minuti, 100 gradi, velocità 1. Ok, adesso aggiungiamo direttamente dal foro del coperchio 50 g di latte. Ok, continuiamo la cottura per altri 2 minuti a 100 gradi, velocità 1. Ok, una volta terminato, misurino e impostiamo 20 secondi, velocità 4, per frullare il tutto. Ok, la nostra vellutata di coste è pronta, adesso dovremo solamente trasferirla nei piatti da portata. Terminiamo il tutto con un bel filo d'olio, metà del parmigiano reggiano grattugiato, perché l'altra metà è per l'altra porzione, questa ricetta è per due persone, e dei crostini di pane. Ed eccoci qua, la vellutata di coste è pronta. Provatela e fatemi sapere come va, e soprattutto se anche i vostri bambini l'hanno mangiata. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale perché questo ci permette di continuare a proporre sempre nuove fantastiche ricette fatte col Bimbi. E se volete parlare direttamente con me, Emanuele, basta aggiungermi su Instagram, Bimbi Boss. Da Emanuele è tutto, un bacione, alla prossima, ciao, a presto!